Grazie Presidente, grazie Governo, onorevoli colleghi. Innanzitutto l'intervento deve essere iniziato, soprattutto da noi della Lega, sulla solidarietà ai lavoratori e alle forze dell'ordine che costantemente stanno permettendo di proseguire i lavori in Val di Susa, sulla TAV, perché c'è necessità di capire chi è nella parte della legalità. Noi siamo dalla parte della legalità e abbiamo sempre mantenuto un alto profilo di democratico, e anche alle ultime elezioni la riprova che, anche se qualcuno può negare l'evidenza che i valsusini sono contrari alla TAV, i dati elettorali non sono confortanti per il movimento No TAV, perché si passa sicuramente da dati molto importanti di Venaus del 58% che prendeva il Movimento 5 Stelle, l'unico movimento politico, se mi permettete di definirvi così, per non definirvi, siete un movimento, per non definirvi partito, era per vostro rispetto esclusivamente, non è, prendendo il 58% a Venaus, dove il restante 42% dei partiti o movimenti locali prendevano il restante, che erano tutti, Sel compresa, a favore della TAV. Questi sono i dati elettorali. Poi a scendere si può semplicemente, tranquillamente trovare dati più confortanti per chi era a favore, arrivando a Chiomonte al 37% per il Movimento 5 Stelle, per più del 60% che ha votato a favore della TAV a Chiomonte. Sicuramente sono dati opinabili, perché uno potrebbe tranquillamente dire sì, ma a Chiomonte sono pochi abitanti. Passando a Bussoleno e Susa, mai superando il Movimento 5 Stelle il 50%. E dato che oggi questo Stato in Italia è ancora uno Stato democratico, vige la democrazia, sarebbe stato molto più semplice, come un decennio fa noi della Lega Nord in Consiglio regionale chiedemmo un referendum locale, cosa che la loro opposizione, non era il PD ma era la sinistra o il centro-sinistra, con il centro annesso, negavano a fion di battute politiche. Noi lo ribadiamo il nostro concetto. Noi siamo propositivi, eventualmente per un referendum popolare, ma il referendum mi sembra che sia già stato fatto il 24 e 25 febbraio in Val di Susa, come in tutta Italia. Sicuramente sono dati importanti che fanno pensare, però facevano pensare anche 10-15 anni fa, quando la Lega Nord, in Consiglio regionale, nei Consigli comunali, provinciali, in Parlamento, riusciva già nel fine anni 90, inizio anni 2000, a modificare il tracciato per cercare di arrivare a quel patto solidale col territorio. Cosa che nessun altro partito o movimento locale era mai riuscito a fare. Siamo riusciti a fare in modo che gran parte del territorio in Val di Susa non fosse toccato da un'infrastruttura, diciamo, a livello visivo, per cercare di evitare quello che chiedeva il territorio, che chiedeva la gente. Fare in modo che non ci fosse un ecomostro così in bella vista come è successo nei decenni precedenti con l'autostrada. E anche oggi parlare di mafie, di ecomostro in un'infrastruttura dove per 15 anni si è discusso a livello democratico, in tutte le istituzioni, in tutte, centrodestra, centrosinistra, che siano state modificate a favore esclusivamente del territorio dei cittadini, con grosse spese, perché sicuramente fare un'infrastruttura totalmente esterna, non in galleria, come oggi è tale in Val di Susa, e trovare una soluzione per i cittadini, per i valsusini, per cercare di fare in modo che anche loro abbiano delle agevolazioni, abbiano dei miglioramenti della vita sul proprio territorio, con aumento di costi. Aumenti di costi che ho visto sicuramente citato molto esemplarmente nelle mozioni del 6 e 5 Stelle. Ma io dico solo e semplicemente una cosa. Ma è possibile che in questo Paese il problema fondamentale dell'aula alla Camera dei Deputati sia esclusivamente la TAV? Come una delle prime mozioni in discussione della minoranza, discutere sulla TAV. Ma è possibile? Non ci sono altri problemi in questo Paese? Io non voglio dire che il voto è scontato,
perché, come qualcuno citava, le urne non sono mai chiare e bisogna sempre fare attenzione ai voti. Sicuramente ai voti del PD, dove abbiamo visto altissimi esponenti del PD arrivare in quel di Torino cercando e negando l'evidenza e negando un programma politico in cui si sono presentati agli elettori, negando che la TAV potrebbe essere un'occasione per l'Italia. Noi della Lega riteniamo che continui a essere un'occasione, un'opportunità per l'Italia, per il Piemonte e per Torino, per cercare di avvicinare i paesi, ma non tanto per cercare di avvicinare la gente, perché oggi chi partecipa e sa benissimo come funziona il mondo, in cui in questi ultimi 10 anni è cambiato enormemente, sa benissimo che le aziende, i produttori non hanno magazzino. Non avendo magazzino bisogna far trasportare il più velocemente possibile le merci. E mi stupisco chi utilizza oggi il sistema informatico come fosse l'acqua corrente, che compra a Bangkok, compra in America, in Australia prodotti e vorrebbe quasi istantaneamente il prodotto sulla propria tavola o nel proprio ufficio. E mi stupisco che si neghi l'evidenza di questo. Sicuramente i costi sono elevati. Costi sono elevati perché, come ho detto poc'anzi e ribadisco il concetto, servono per migliorare la qualità del servizio, del sistema, della vita dei valsusini, della vita dei torinesi. Non pensiate che noi della Lega di Torino non abbiamo fatto le nostre opposizioni. Mi ricordo in Val di Susa, solitariamente, in modo solitario, dal 96 al 2000 la Lega Nord era contro la TAV. Contro la TAV perché? Perché, come ho detto poc'anzi, non c'era stato dialogo. Dal 2000 in avanti si è cambiato, è cambiato passo, è cambiata la politica, è cambiato l'interlocuzione con le amministrazioni locali, col Consiglio regionale, le province, con lo Stato, per cercare di avvicinare sempre di più queste infrastrutture ai cittadini. Noi abbiamo sicuramente avreste bisogno di olio di ricino voi, in modo tale da capire che cos'è la realtà dei fatti. Noi quando eravamo lì a Bussolena, a Susa, voi non c'eravate, ma non c'era neanche il PD o SEL, che oggi si fa propaganda con infrastruttura, che ha riconosciuto sulla propria politica, riconoscendo, mandando avanti un'azione politica nelle scorse elezioni a favore della TAV. E oggi ancora di più mi sento in difficoltà, perché potremo anche cercare di avvicinarci ulteriormente ai cittadini cercando di arrivare a una compartecipazione di tutte le forze politiche per cercare di migliorare questa infrastruttura per i cittadini valsusini. Ma mi sembra che ci sia un muro intramontabile, perciò noi continueremo la nostra battaglia istituzionale. Ringrazio il Ministro Lupi che, come primo membro di governo che è venuto in Val di Susa a visionare i cantieri a Chiomonte, che stanno procedendo speditamente, perché notizia di qualche ora fa che oramai sono arrivati a più della metà del tunnel geognostico, per poi arrivare con la talpa e proseguire con i lavori successivi. Noi abbiamo necessità di far capire ai cittadini tutti, ma non solo ai valsusini, agli italiani, che questa task force che si è creata a livello ministeriale con gli enti locali, con le forze politiche che hanno piacere di dialogare democraticamente, non andare in piazza a devastare la città, Torino, la provincia, la Val di Susa, facendo atti violenti anche nel cantiere democratico che c'è all'interno per la costruzione della TAV. Noi avremo piacere di continuare a mantenere questo profilo, perché c'è ancora tanto lavoro da fare, c'è un lavoro enorme, democraticamente parlando, da fare per cercare di far vedere la bontà del progetto. E non neghiamo e non abbiamo mai negato, come non abbiamo negato anni fa, i problemi che ci potevano essere e che ci sono ancora tutt'oggi, però continuiamo a ribadire che ci deve essere un netto e chiaro distinguo fra chi vuole la legalità e chi non la vuole. L'ultimo punto: il 31 gennaio 2013 c'è stato
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Ministero delle Infrastrutture la definizione del progetto definitivo della TAV. Poi ci sarà sicuramente altri passaggi fondamentali. Noi chiediamo al Governo di proseguire speditamente, andare avanti, non fermarsi alle polemiche, sperando che finiscano gli atti incivili che sono avvenuti in questi anni con grossi problemi locali, e noi abbiamo la necessità di far capire realmente qual è la posizione di chi vuole rilanciare l'economia del Paese superando questa crisi. Crisi che sicuramente non è solo della Val di Susa, non è di Torino, non è del Piemonte, non è solo di questo Paese, dell'Italia, ma ci deve essere la volontà da parte del Paese, da parte dell'Italia, di proseguire e andare oltre. Le prospettive che ci sono sicuramente floride, non abbiamo ancora visto un progetto alternativo, un progetto non solo alternativo sulla TAV, un progetto alternativo per uscire dalla crisi. Questo può essere sicuramente un punto fondamentale per superare gli ostacoli. Grazie.